dei servizi segreti della NATO in Europa, eccetera. Traspare da certe dichiarazioni che Cossiga dice della nostra dipendenza. No, mi sembra che Cossiga non avesse poi una grande considerazione della capacità autonoma dei servizi italiani, perché sempre ripete svariate volte che erano completamente alla dipendenza dei servizi segreti americani. E difatti, prima vi parlavo di Kissinger in quel convegno, la sostanza del suo discorso poi alla fine termina con un successo che secondo lui è ancora in piedi. Siamo nel 77, siamo già in una fase molto vicina al caso Moro, e lui sottolinea il fatto che gli americani hanno il controllo sui servizi segreti anche in Italia. Cosa importante. Lui lo cita come un fatto molto importante, cioè un elemento di garanzia, che naturalmente è un elemento di garanzia dopo aver discusso della gravità della situazione italiana in rapporto alla forza del Partito Comunista e alla politica di Berlinguer, quel Berlinguer che anche in una riunione di tutti i partiti comunisti a Berlino ha rivendicato la necessità del pluralismo politico, della libertà politica e del modo come si intende. Ebbene, dobbiamo proprio credere a tutto questo? Dice, si interroga, come dire, sono chiacchiere quelle di Berlinguer, non possiamo prestare fiducia. Credo che... No, siccome Benedetta deve andare lì a Barbacetto, è chiaro che ovviamente ci ha abbandonato. Se la direttrice ci dà 10 minuti e qualcuno avesse qualche domanda dal pubblico, perché sono quasi le 8 e credo che dovremmo... Signore? Sì, ho scoperto recentemente, per dire a proposito di trattative e a proposito di Morucci, un articolo molto ironico e molto asciutto che menzionava, forse lo sapete, che Morucci aveva scritto, era su una rivista dell'intelligence, se potete, insieme con Mori, con generale Mori, esperto in trattative come sembra emergere, se potesse dire, pare che dia bene l'idea di quello che è stato detto stasera. Accogliamo qualche domanda. C'è qualche altra domanda? Sì. Moro non immaginava e non poteva immaginare nulla. Prego. Una domanda che finito si possa farla velocissima. Sì, raccogliamo qualche domanda. Mi risulta che le Brigate Rosse, che per me sono sempre state nere, avevano preso contatti col Partito Lavoro d'Albania, che gli avevano dato dei fascisti. Volevo sapere se gli risulta anche a lei, professor Frovini. Grazie. C'è qualche altra domanda? Ok, Sergio. Sì. Volevo solo chiedere se da tutti questi elementi documentari e dalle testimonianze che voi avete avuto modo di verificare, risulta esplicitato il motivo del rapimento, del sequestro e dell'uccisione. Cioè, il fatto che noi lo sappiamo tutti, perché certamente lo sappiamo perché è stato sequestrato e ucciso Moro, cioè la questione del compromesso storico, dell'accesso dei comunisti al governo, eccetera, eccetera. Gli risulta dalle carte o anche dalle carte questo motivo dell'estorsione e dell'uccisione di Moro è praticamente un patto di omertà? Sono carte sparite, sono verbali di testimonianza sparite o quant'altro?
perché abbiamo visto che il tempo, il modo, l'opportunità, i colpevoli, gli assassini, i mandanti, qui ci sono delle falle tremende, mi sembra, che risulti dal suo libro. Sulle motivazioni è altrettanto sostenibile il fatto di omertà, sulle motivazioni di questo tradimento che noi sappiamo tutti perché è avvenuto, le motivazioni dei sequestratori e degli assassini. Puoi rispondere? Sì, la prima domanda circa l'articolo di Morucci, la collaborazione di Morucci a una rivista di intelligence a cui collabora anche, ha collaborato anche Mori e qualche altra personalità dello Stato, eccetera, l'ho letta anch'io, ma ho letto quello che si tratta di questa letteratura, mi sembra il titolo della rivista o della pubblicazione, se non sbaglio. Ecco, però io l'avrei scritto, non ho elementi in più, è una cosa aggiuntiva rispetto al memoriale, che naturalmente non fa parte della critica al memoriale, in quanto lui parla del memoriale da brigatista, non da cittadino ormai libero, che naturalmente avrà realizzato i suoi collegamenti, forse in virtù anche delle sue posizioni pregresse. Ecco perché Mori conosce bene la situazione e conosce bene gli ex brigatisti e quindi può anche avere sollecitato un contributo da parte di Morucci, ma certamente che collaborare con una rivista di intelligence nell'ambito, diciamo, dello Stato da parte di un ex brigatista, vabbè, è una notizia, ecco, non alla quale ognuno dà l'interpretazione che crede. Ha anche presentato il suo libro a Casa Pound qualche tempo fa. E... diciamo che a Roma fu molto clamorosa questa cosa, si accompagna con Manfred Fioravanti di frequenza, quindi queste cose, cioè le contiguità tra l'estrema destra e l'estrema sinistra per chi vive a Roma su questi personaggi sono molto spiccate, come minimo un'analisi sociologica di questo sarebbe da affrontare, però ecco, non sono fatti, non sono, come dire, che riportiamo. Poi la signora aveva chiesto se Moro poteva immaginarselo, credo, chiedeva la signora se Moro poteva immaginarselo. Lo consideriamo sempre come un oggetto, ma non ecco. Come si, come si era immaginava o si sarebbe immaginata. Sì, leggendo l'epistolario, chiamiamolo così, le varie lettere, anche i testamenti, eccetera, Moro credo più di una volta, anzi c'è una crudeltà secondo me da parte dei brigatisti nel fargli capire che lo uccidono. Ma la blindata, lui non ci pensava, perché? Ma c'è una questione che riporta il figlio di Giovanni, di Domenico Ricci su questa cosa per esempio. Lui dice che c'è stato un momento in cui Moro voleva che la scorta non ci fosse più, disse a un certo punto andate via, licenziatevi, io non voglio più la scorta, lui racconta questo fatto, e ti ricordi Giovanni ce l'ha raccontato, dicendo che lui aveva talmente viva la sensazione del pericolo. Intanto dobbiamo capire che Moro era un uomo dello Stato e aveva talmente rispetto delle istituzioni che lui non avrebbe mai chiesto, quello che diceva prima Fabini, lui non avrebbe mai chiesto la macchina blindata se qualcuno non gliel'avesse fornita, e comunque credeva che se lo dovevano fare fuori, come l'avrebbero fatto comunque. Tanto che quando disse alla scorta di andarsene, la scorta si ribellò a questa sua posizione, lui volle garantire la sicurezza per la famiglia, perché i figli viaggiavano, la scorta accompagnava i figli a scuola, con gli amici,
era la famiglia la cosa più importante per lui. Per lui faceva parte della sua politica il rischio di essere ucciso. Quindi la macchina blindata o meno non avrebbe evitato, poteva in qualche modo rallentare, ma non avrebbe evitato la sua condizione. Certo è che non possiamo ovviamente saperlo questo. E poi c'è un'altra domanda sulle motivazioni.